Buongiorno. Voilà. Ecco, siamo qui con Maëlys de Kerangal, una scrittrice che ha un successo crescente, sempre più apprezzata qui in Italia, soprattutto grazie ai suoi due romanzi che sono stati tradotti negli ultimi anni, Nascita di un ponte e Riparare i viventi. Ma Maëlys de Kerangal in realtà ha iniziato a scrivere parecchio tempo prima, il suo primo romanzo addirittura del 2000, si titolava Je marche sous un ciel de train, e a questo ne sono seguiti un'altra decina, insomma 10-12 libri di romanzi, racconti eccetera, no? Tra cui appunto Nascita di un ponte, che è stato il primo romanzo tradotto qui in Italia, che ha avuto molto successo, questa storia della costruzione di un ponte, e poi subito dopo un altro romanzo molto apprezzato, Riparare i viventi, che era la storia di un trapianto, un trapianto di cuore, tutti e due pubblicati da Feltrinelli, come pure quello successivo, Lampedusa, e come pure il romanzo di cui andiamo a parlare oggi, che è il nuovo libro di Maëlys de Kerangal, che si intitola Corniche Kennedy, no? In francese si dice Kennedy, anche se noi naturalmente dovremmo dire Corniche Kennedy. È un romanzo che è appunto pubblicato da Feltrinelli e tradotto da Maria Baiocchi, che in realtà è precedente ai romanzi di cui abbiamo parlato, nel senso che era stato scritto nel 2008, è un romanzo che in Francia, diciamo così, è il romanzo che forse ha fatto esplodere il caso di Maëlys, insomma, è stata scoperta dalla critica, dal pubblico, eccetera, insomma, prima ancora di Nascita di un ponte, un romanzo da cui poi è stato anche tratto un film di Dominique Cabrera. Ed è un romanzo, per andare insomma veloci, diverso in realtà da Nascita di un ponte e Riparare i viventi, che erano due romanzi appunto molto strutturati, con una struttura narrativa molto forte, una storia che era appunto in un caso un ponte, nell'altro un trapianto, che reggeva l'architettura del romanzo. Qui siamo, diciamo così, in un'altra dimensione, in un altro mondo, siamo a Marsiglia. Corniche Kennedy è la scogliera del lungomare di Marsiglia, proprio in città, nel cuore della città, e su questa scogliera si ritrovano quotidianamente un gruppo di ragazzini, di adolescenti che hanno tra i 15 e i 18 anni, eccetera, per stare insieme e soprattutto per tuffarsi dalla scogliera. Ci sono vari punti da cui tuffarsi, che sono più o meno difficili, più o meno pericolosi, ma comunque tutti vietati, cioè perché sarebbe vietato tuffarsi da questa scogliera. E la sfida di questi ragazzi, di questi adolescenti, è appunto invece di continuare a farlo, e naturalmente c'è un poliziotto, un commissario di polizia, che in qualche modo sarebbe incaricato di impedire loro di fare questo tipo di sfida all'autorità e alla legge. Cioè, in realtà appunto è un romanzo molto meno strutturato, molto più semplice. C'è questa banda di ragazzini, c'è Eddie e Suzanne, due giovani tra cui nasce anche una passione, una storia d'amore. C'è un terzo personaggio, Mario, il loro amico, e tutto si svolge attorno a questo, all'amicizia, alla sfida, il gusto del pericolo, l'amore, le relazioni all'interno del gruppo. Quindi un romanzo appunto diverso. Allora potremmo proprio partire da qui per poi capire come questo romanzo in qualche modo ha anche anticipato i romanzi successivi di Maëlys. Maëlys de Kerangal viene dal nord della Francia, è nata a Le Havre, proprio a parte opposta. E allora la mia prima domanda è questa: che cosa è andata a cercare una ragazza del nord come te a Marsiglia? Che cosa ti ha colpito, che cosa ti ha affascinato di questa città? Perché hai deciso di ambientare questa storia, che avresti forse potuto ambientare in tante altre situazioni? Perché hai scelto Marsiglia? Buongiorno a tutti. Allora, Marsiglia è una città molto speciale in Francia. È una città che è innanzitutto forse la più ampia, la più larga, e poi forse la città più povera. È una città mediterranea, con una certa sociologia. Ci sono stati ondate di immigrazione molto importanti. È una città dove il lungomare, questa riva dove si situa il libro,
È il più lungo, è la città con il più lungo, con la più lunga riva. E io ho vissuto in Normandia, ma sono nata a Tolone, sono nata a Tolone a pochi chilometri da Marsiglia. Conosco questa costa, conosco il sentimento di totale sfumature col sole, e per me era una sorta di abilità autobiografica. Io sono cresciuta da 0 a 18 anni, ho vissuto in una città situata lungo il mare, e d'estate andavamo al mare, e la posizione, è vero, la posizione di questo lungomare, questo essere fra due mondi, è interessante, ed è proprio questo che ho scritto di Marsiglio. È molto intimo per me, c'è una grande intimità in questo libro. La riva per me, quello che si chiama corniche, il lungomare, questo viale lungomare, è veramente concepito sia come linea che separa, sia che divide il mondo. Per gli adolescenti il mondo è diviso in due zone: una zona, la città, che rappresenta la legge, che rappresenta gli adulti, gli uomini, la genealogia familiare, la memoria, e dall'altra quest'altro mondo, il mondo del mare, del tesoro puro, della sensazione, del desiderio, il mondo della sensualità. E questo lungomare, questa cornice, separa queste due zone, e allo stesso tempo è dialettico, perché le separa ma contemporaneamente le mette in contatto, una cerniera, le collega come due placche tettoniche. Ed è un romanzo questo dove ho iniziato ad insistere in maniera radicale, in maniera profonda, sul, diciamo, il genio del luogo della letteratura. Ci sono luoghi che possono portare al romanzo, che possono essere popolati, abitati da personaggi, colonizzati da personaggi, e il rapporto fra la scrittura e il saper cogliere questi spazi, ebbene, mi attira tantissimo, e questo da quando ho scritto Cornish Kennedy. Su questa frontiera tra due mondi è effettivamente poi uno dei temi che ritroveremo dopo, a Nascita di un ponte. Il ponte serve a mettere in relazione i due mondi. In Riparare i viventi siamo di continuo alla frontiera tra la vita e la morte, e quindi è proprio anche, diciamo, c'è questo tema che poi ritroviamo nei tuoi romanzi successivi. Sì, è vero. È vero, una sorta di fil rouge, di filo rosso, di continuità. Considerare questa condivisione del reale, condivisione del sensibile. In Riparare i viventi era un'altra frontiera, molto più filosofica, che mi aveva catturato. Cioè, in che momento siamo morti? Quando siamo morti? Qual è questo momento? Per esempio, il cervello è distrutto, ma gli organi continuano a funzionare. Qual è la frontiera? Mi aveva mobilitato molto questo aspetto, mi ero interessato molto a questo aspetto. Poi quello che mi tocca nell'animo, mi tocca anche il fatto che Feltrinelli, e ringrazio Maria Baiocchi e Fabio Muzzi e Maria, che traduce da sempre i miei libri, di aver pubblicato questi libri. Questo libro precede gli altri, ma questo mi permette però ora di risituarlo in una sorta di catena, di continuità di romanzi. E qui c'è la storia della frontiera, che ritroviamo anche in seguito, ma c'è anche la questione dei luoghi e anche la questione del gruppo. Non c'è soltanto l'aspetto tecnico, tecnologico, che appare negli altri libri come Riparare i viventi o i grandi lavori di Nascita di un ponte, ma c'è già una sorta di interesse per l'aspetto collettivo, l'aspetto comunitario, che nel ponte troviamo il cantiere e nel Riparare i viventi c'è il team medico intorno al cuore di Simone. E
qui c'era già questo aspetto collettivo, c'era già un gruppo e di colpo il personaggio del romanzo non esiste in maniera classica. Questi tre romanzi con Ish Kennedy, Nascita di un ponte, Riparare i viventi, non c'è un personaggio principale che assume potere sugli altri personaggi e catalizza l'azione, ma si tratta piuttosto di gruppi che si concordano, che si costruiscono insieme. E comunque in questo libro semplicemente vogliono mostrarsi, vogliono fare e nello stesso tempo non fare nulla insieme, essere sfaccendati nella loro gioventù, nella loro sono tutti uniti comunque. E quello che mi interessava era vedere che cosa nasceva da loro come energia, come desiderio, e questo passa attraverso la parola. E quindi questa è la questione linguistica che è al centro di questo libro. Naturalmente è vero che in questo romanzo non ci sono le grandi strutture narrative che ci sono nei romanzi, almeno nei due romanzi successivi, ma quello che c'è sicuramente è la lingua, lo stile, la capacità di Maëlys di inventare il linguaggio per renderlo il più prossimo possibile della realtà e per restituire al meglio la realtà in tutte le sue sfumature, che non vuol dire necessariamente il realismo, ma vuol dire un'altra serie di cose. Però appunto, ritornando alla questione del gruppo, è vero, ci sono vari personaggi che interagiscono e ogni personaggio è definito dalle sue relazioni con gli altri, però comunque poi qui ci sono due, un trio diciamo di personaggi, come dicevo prima, Eddie, Suzanne e Mario, o Mario come dicono i francesi, che diciamo così sono al centro di questa storia, e soprattutto Eddie e Suzanne, dove c'è il problema di un elemento esterno, in questo caso Suzanne, questa ragazza che viene da un altro mondo perché è parigina, viene da Parigi, non c'entra con questo più bourgeoise, appartiene a un altro gruppo più borghese, sì, più borghese rispetto a loro, e che un giorno cerca di entrare nella banda e quindi interagisce con loro, rompe le gerarchie, rompe gli schemi, no? Sì, infatti il personaggio di Suzanne è il personaggio attraverso il quale il lettore entra all'interno del gruppo. All'inizio vengono presentati un po' da distante e si vede che si presentano, eccetera, ma attraverso Suzanne, attraverso gli occhi di Suzanne si entra nel gruppo. È una ragazza di 15 anni, affascinata da questi ragazzi, che si tuffano da queste rocce e che si liberano a giochi pericolosi, e cercherà di far parte della banda. E sarà sottoposta a una sorta di rito di iniziazione. Ed è questo il modo in cui funzionano le comunità di adolescenti, i gruppi di adolescenti. Quali sono le leggi in una banda, questa sorta di banda? Come si entra all'interno di questa banda? Come ci si converte agli altri? Come ci si sottopone a forme di legge che sono le leggi dei giovani, oppure di questa banda specificatamente? E lei ruba un telefonino, per esempio, e un po' per stuzzicarla, ma anche per farla entrare nel gruppo come una sorta di tronizzazione, dovrà tuffarsi, dovrà fare un tuffo anche lei. Ci sono tre punti diversi per tuffarsi e lei dovrà superarli tutti. E c'è qui la questione del rito, tutto il rituale, mi interessa tantissimo, le forme di rito, rituali che esistono in seno ai gruppi. Gruppi organizzati e all'interno delle bande, che a volte sono un po' selvagge, eccetera, ma no, non è vero. Hanno una modalità per salutarsi, hanno una modalità per comunicare, per parlarsi, e questo linguaggio che crea una sorta di che diventa il cemento della comunità stessa, la carne e degli atti. Che bisogna commettere, fare, accettare di fare per essere come gli altri e per dimostrare che si può veramente partecipare, si può essere membri, si può entrare nel gruppo, e lei lo farà. E poi simultaneamente è un elemento che perturba, che turba il gruppo.
perché l'abbiamo detto, l'adolescenza è il tempo della metamorfosi, è il tempo del desiderio, e lei cercherà di eccitare il desiderio dei ragazzi del gruppo. E intorno a lei ci saranno forme di turbamento, porta una sorta di eros giovanile nel gruppo, e questo permetterà anche alla storia di avviarsi, di realizzarsi. Lei è una sorta di fiammella che fa nascere il gesto erotico e la sovversione, perché anche loro avranno voglia di brillare agli occhi di questa ragazza. Quindi scatta una sorta di competizione di sguardi, di competizione per richiamare l'attenzione. Diciamo, questi tuffi che questi ragazzi fanno da uno scoglio sempre più alto, no? Cioè ogni, come diceva Maelis, ci sono tre diversi tipi di altezza sempre più pericoloso, riconduce evidentemente tutto il discorso adolescenziale della sfida al pericolo, del mettersi in situazioni pericolose, di sfidare la legge anche attraverso il tentativo di mettersi in difficoltà e di mettersi in pericolo, che questo è un po', no? E però dall'altra parte abbiamo l'elemento della legge, abbiamo questo personaggio, questo commissario, Silvestre Operà, con un nome un po' curioso, che è un programma forse, no? Esattamente, un programma, Silvestre Operà, perché Silvestre è il nome che deriva dall'aggettivo della foresta, Silvestre, la selva, è la foresta, è il bosco. Nel momento in cui appare nel libro, quando lo incontriamo, è nel massiccio dei Mori, una foresta che si trova tra Tolone e Saint-Tropez. E c'è una giungla molto arida di castagni, querce, di foreste molto secche, molto fitte, molto aride. E quando appare, esce dalla foresta, esce dal bosco. E per me era interessante il fatto che avesse un nome un po' oscuro, un po' tortuoso, e che fosse anche avesse questo nome invece opera, e poi di fronte a lui e anche i ragazzi hanno dei nomi, e questi nomi appartengono al presente. Nella scrittura infatti i ragazzi vengono sempre interpretati all'indicativo, mentre Silvestre Operà è una sorta di memoria continentale, di storia più oscura che mette in relazione, in collegamento il mondo violente, il mondo della criminalità. È un personaggio che si ispira ai gialli americani, il personaggio del poliziotto un po' malinconico, solitario, piuttosto irrazionale, un po' sconvolto, che sarà comunque turbato da questi ragazzi. A Marsiglia, di fatto, e questo è proprio vero, è un fatto documentato, questo lungomare è stato, ci sono dei poliziotti in bici che devono impedire agli adolescenti di tuffarsi perché è pericoloso, perché nel passato ci sono stati degli incidenti molto gravi, c'è stata una vittima dal ponte della Fosse Monet perché la profondità non era abbastanza ampia, perché l'acqua non era più così profonda in quel punto. Quindi per il comune è difficile gestire questi ragazzi che arrivano in continuazione e che cercano di saltare da queste altezze importanti. Quindi ci sono questi poliziotti che sono che devono assicurarsi che i ragazzi non si tuffino. E lui, Silvestre Operà, è un po' il collegamento e rappresenta la repressione, appunto. Ma anche lui appartiene a una frontiera in qualche modo.
lui deve vietare i tuffi, ma allo stesso tempo è colpito dalla vitalità, dallo slancio vitale che caratterizza questi ragazzi, dalla loro grazia, dalla mescolanza di purezza e violenza che appartiene all'adolescenza. Oscilla tra invidia della dei giovani e poi ogni tanto però è protettivo nei loro confronti, li aiuta, ma li tiene a distanza, no? È molto ambivalente, e in fondo incarna l'ambivalenza degli adulti nei confronti dei più giovani, degli adolescenti. Allora, lui sì, esatto, è proprio ambivalente. C'è una scena in particolare in cui addirittura sale lungo la roccia e si rende conto innanzitutto che non ha il corpo adatto adeguato per farlo, per poterlo fare, per poter salire, e gli verranno le vertigini, e capirà veramente qual è questa questione della vertigine, qual è il desiderio di vertigine, che possiamo chiamare anche una sorta di furore di vita che anima i giovani. Ed è proprio questo, una sorta di movimento, di oscillazione tra il dover reprimere da un lato e dall'altro questo turbamento legato alla bellezza, a questa forma di sensualità, al fatto che questi adolescenti gli appaiono completamente liberi, e lui li guarda ed è profondamente colpito. Quindi è veramente un poliziotto ambivalente, anche lui sta alla frontiera. Gli altri adulti del libro sono molto più adulti, si incaricano della legge, per esempio il sindaco, i genitori di Eddie, per esempio la madre di Suzanne, sono veramente degli genitori che ricordano e le cui parole sono veramente un riportare all'ordine, tu agli esami non devi fare questo, eccetera. Sono genitori un po' destabilizzati dall'adolescenza dei loro figli, ma è vero che la metamorfosi che conoscono i ragazzi, i giovani quando arrivano all'adolescenza, i bambini quando arrivano all'adolescenza, mette veramente a distanza, crea una distanza all'interno della famiglia. La famiglia si vede messa di lato e la famiglia diventa la banda che assume le funzioni di famiglia, e a questo punto c'è una sorta di rottura. È un istante specifico, l'apprendimento della libertà, l'apprendimento del desiderio, del corpo, avviene ammettendo la famiglia. Ma Elise sa di cosa parla, perché ha 4 figli, così tanto vero. Però ecco, appunto, hai parlato del corpo di Eddie, scusa, di Silvestre, che non ha il corpo che sarebbe necessario per potersi tuffare dall'alto della scogliera, e poi tutto il romanzo è attraversato dai corpi di questi giovani, appunto, la prova fisica, eccetera. E questo è un altro tema che poi ritroveremo molto più là in Riparare i viventi, dove la questione del corpo diventa fondamentale. Questo libro per me rappresenta veramente un istante in cui cercavo di scrivere un romanzo dove tutto transita attraverso il corpo. La narrazione non passa mai attraverso un esame psicologico, non passa mai attraverso la psiche. È la scrittura del manifestarsi fenomenologico. È una scrittura descrittiva, dove è più interessante, almeno per me al tempo era più interessante, ma anche adesso forse è più forte, più importante, più intenso e forse più poetico e dire com'è che si muove quella persona, se arrossisce parlando ad un'altra persona, o se si agita, la velocità del corpo, la luce della sua pelle che cambia da un momento all'altro. Per me questo è l'aspetto più interessante, piuttosto che chiedersi se erano innamorati o meno. Sappiamo che arrossisce e
la scrittura si avvale di questa manifestazione esterna del corpo, e questo è molto radicale nel libro, molto netto. Siamo sempre in una forma di descrizione, una forma descrittiva coreografica, come un balletto. È un po' come al cinema, sappiamo cosa possiamo vedere, l'immagine induce il pensiero, la descrizione porterà, indurrà il fuoricampo, la parte psicologica, la vita psicologica. Quindi per me tutto doveva passare attraverso il corpo, ed è vero, gli adolescenti sono abbondantemente descritti nella loro grazia, nella loro energia, nella loro animalità. Il tuffo, è vero, al centro c'è proprio questa storia di tuffi, e mi sono dilettata nel cercare di descrivere che cosa fosse un tuffo, poi non so, ma è vero che per me era importante fissare le intenzioni psicologiche nei gesti, nei movimenti, nelle manifestazioni dei corpi. Perché poi tutto questo bisogna trasformarlo in linguaggio. Sì, poi penso che la psicologia è nei gesti, la psicologia è nei gesti. È chiaro che non sono conchiglie vuote, gusci vuoti. Per me la psicologia si convertiva in un gesto, mai in un discorso psicologico. Era anche per trovare velocità, perché è un romanzo che si basa molto sull'urgenza, sulla velocità, e mi permetteva anche di mantenere una sorta di velocità nella frase. Sì, e infatti poi, come dicevo prima, poi qui si ritrova la capacità linguistica, stilistica di Maëlys, dove appunto tutto diventa linguaggio, tutto diventa ritmo, tutto diventa precisione delle parole, che possono essere sia appunto quelle che restituiscono diciamo così il gergo della banda, il linguaggio comune dei ragazzi, ma nello stesso tempo anche la lingua che sa restituire perfettamente la sensualità della natura, del mare, del vento, e, no? Cioè proprio questa, direi che forse in questo romanzo inizia quel tipo di ricerca linguistica che poi ritroviamo poi nei romanzi successivi, no? La recherche, sì, la ricerca. Quello che era un obiettivo letterario e allo stesso tempo un aspetto molto delicato era proprio la questione dell'oralità, che in questo libro è presente per la prima volta nel mio lavoro. Tutto quello che avviene attraverso l'ascolto era una sorta di scrivere ad orecchio, non facendo sorgere voce o parole. La questione dell'oralità richiede molta precisione, perché non si tratta di trascrizione orale, si tratta di restituzione, è una forma di composizione. Bisogna catturare delle espressioni, bisogna catturare un ritmo di lingua, e un lavoro. Quando ho scritto questo libro, chiaramente non ero certo adolescente, ben lungi dall'essere adolescente, avevo il vantaggio di vivere con degli adolescenti, ed era già positivo, mi dava avevo un asso in più nella manica, conoscevo qualcosa in più, avevo degli spunti, ma l'idea non era di far come se avessi scritto un libro con la lingua dei giovani, non volevo essere un ventriloquo, non era questo il mio obiettivo. Io volevo una storia con una forma di ricerca linguistica che fosse colonizzata, turbata, perturbata da questa specie di lingua dei giovani che si insinua nelle frasi del romanzo. Ci sono descrizioni all'inizio, c'è una lingua più classica per esempio, ma altrimenti la frase attraversa diversi registri linguistici che vanno da una forma di preziosismo a c'è un gusto anche diverso, c'è una ricerca, ci sono insulti, ci sono anche parti
più banali, più triviali, ci sono parole straniere, il modo in cui si propone l'inglese, qualche parola in inglese, perché chiaramente i giovani recuperano qualche parola, qualche slang in inglese che magari viene dalla musica. La musica entra, lascia le tracce nel linguaggio. E veramente avevo voglia di, su questa base, di trovare un altro linguaggio. Per me era molto interessante questo. E l'ho visto molto come un testo molto sonoro, l'ho interpretato come un testo sonoro. Prima di essere un testo scritto, era veramente, c'era proprio un obiettivo di oralità, un obiettivo di non sonorità in questo testo. Siccome hai parlato di musica, di sonorità, volevo chiederti che tipo di musica hai ascoltato, c'è dietro questo romanzo, e che tipo di letture, perché come sempre la letteratura si nutre di altre letture, di altri elementi culturali. Ecco, qui ero proprio curioso, cioè che musica e che libri ci sono dietro questo romanzo. Allora, mi ricordo che ascoltavo, ci sono dei pezzi addirittura che sono citati nel libro di Alicia Keys, ma ascoltavo tantissimo dei successi mondiali molto allegri, quelli di Beyoncé, Rihanna, eccetera, un po' di rap e poi del punk rock, perché nella musica punk rock c'è qualcosa di selvaggio, di animale, un desiderio proprio, c'è un'energia, molto intensa. Ma è un libro che è stato influenzato da un libro in particolare. Penso che non avrei scritto lo stesso libro se non avessi letto un libro di Jean-Louis Chrétien, un filosofo che ha scritto un saggio che si intitola La gioia spaziosa, sulla dilatazione del cuore. E questo libro mi ha illuminato, mi ha appassionata. È vero che ho scritto questa cornice Kennedy sulla scia di questo saggio, che voleva dimostrare che le nostre emozioni hanno delle analogie fisiche. Quando ci si sente potenti, quando ci si sente che c'è gioia, che il mondo ci appartiene, si ha l'impressione che il cuore si dilati, mentre quando invece stiamo male, abbiamo una pietra nello stomaco, un groppo in gola. E ho proprio ragionato sulla materializzazione delle emozioni, come le emozioni possono dar luogo a immagini fisiche molto precise, e questo libro mi ha influenzata molto, ed è un libro che è nato da un film, da vari film, come I ragazzi di Pasolini per esempio. Troviamo anche I ragazzi di vita di Pasolini, di cui ho letto la traduzione, che è uscita lo scorso anno in Francia. Ma io avevo visto Il furore di vivere di Nicholas Hyde, film di questo genere che mettono in luce, sottolineano dei gesti per avere una sorta di rischio fisico, rischio incredibile. Questi tuffi non lo si dice mai abbastanza, forse non lo dico mai io abbastanza, non lo preciso mai, ma sono molto pericolosi per davvero. C'è un rischio enorme quando ci si tuffa. Le altezze sono importanti, il mare si infrange contro le rocce. È impressionante comunque. Quando le vedi. Stamattina in un altro incontro parlavamo con Luc Lang, un altro scrittore francese. Amico di Maëlys, peraltro, parlavamo proprio della letteratura come esperienza, no? Perché adesso stiamo parlando di esperienze, insomma, dei giovani che fanno esperienze, si mettono in gioco, rischiano, eccetera. E Luc Lang diceva una cosa, che in realtà la letteratura, un romanzo, prima di essere conoscenza, è un'esperienza. Credo che tu sia d'accordo, no? Su questo tipo di... On en avait pas mal parlé.
È vero che con Luc Long, con altri scrittori, beh, pensiamo che la lettura, ma anche la scrittura, siano una questione di esperienza più che di competenza. Non si tratta di competenza, si tratta di avere accesso a un'esperienza sensibile che riporta l'emozione in seno al testo. E mi piace molto l'idea che il mondo fisico in cornice Kennedy, quello che mi piace molto, e forse qui è presente più che negli altri, il primo mondo è il mondo fisico, è precisamente il mondo dell'esperienza. È un mondo molto radicale, o freddo, o fame, o caldo, o freddo, c'è luce, ho voglia di saltare, di tuffarmi in mare, voglio quella ragazza. È un mondo molto arcaico e che è reso sottile giustamente dal gioco delle condivisioni, dai rapporti con gli altri. E questo primo mondo, che è il mondo dell'esperienza, della sensazione, delle sensazioni, è un mondo molto stimolante per la scrittura. Ed è vero che in questo libro non si segue un processo, non si è in un libro come se si fosse in una traiettoria, è una sorta di libro che scena di teatro, questa Platt, questo luogo dove avviene l'incontro dei giovani, è uno spiazzo, piatto, uno spiazzo che rappresenta questo mondo fisico, che rappresenta l'incontro dell'esperienza, il luogo dell'esperienza. Il modo più semplice per dirlo è che ognuno deve riflettere alla modalità con cui legge un libro e poi parla con qualcun altro e si renderà conto che la verità del testo è diversa a seconda del lettore. La lettura è una creazione di per sé stessa, è giusto che sia così, non si è mai passivi quando si legge, si è personalmente dei creatori. Ne avevamo parlato con Lang della lettura come esperienza e come creazione, e anche la scrittura come modalità di formalizzare, di modellizzare delle esperienze nel linguaggio. Une façon de formaliser, de modéliser des expériences dans le langage. Sì, è un'esperienza che però naturalmente poi si trasforma in conoscenza del mondo, in aspetti del mondo, e nello stesso modo però poi la letteratura nel momento, per chi scrive, è anche un modo di appropriarsi del mondo. Cioè, nel momento in cui uno scrittore si mette a scrivere di un tema, come quando tu hai scritto Riparare i viventi, che sei andata negli ospedali, ti sei informata, ti sei appropriata di un mondo che non era tuo, quando hai descritto la costruzione di un ponte, sei andata a informarti sul calcestruzzo. Cioè, come dire, è anche poi un modo di conquistare dei pezzi del mondo per lo scrittore. E allora la domanda è anche questa: in che modo poi il mondo in cui vive influenza lo scrittore? In che modo lo determina? In che modo entra nella letteratura quello che vive? Questa è una domanda che si fa spesso, poi per esempio non so, anche agli scrittori francesi in questi anni viene spesso domandato, ma come tutta la violenza che c'è stata in Francia, gli attentati, questo e quest'altro, come sono entrati, che cosa hanno prodotto sulla vostra letteratura? Le conseguenze degli attentati del 2015, due momenti importanti, 7 gennaio con Charlie Hebdo e il 13 novembre con gli attentati che vengono chiamati del Bataclan, ma che in realtà hanno interessato più punti a Parigi, e poi gli altri attentati che sono seguiti, soprattutto gli ultimi. È presto per dirlo, ma come lasceranno una traccia nella letteratura? Oggi c'è un libro di Philippe Lanson che è stato pubblicato recentemente, un libro molto importante che riguarda questa tematica.
questa liberazione che era e di Charlie Hebdo che era presente il giorno in cui hanno dato l'assalto a Charlie Hebdo e che è stato ferito, è stato subito 25 operazioni, insomma ha avuto una conseguenze gravissime dall'attentato. Si è salvato la vita, ma ne sta ancora pagando le conseguenze. Son livre est assez extraordinaire. Questo libro è straordinario, inizia con una trentina di pagine sulla Notte dei Re di Shakespeare. È un racconto, una testimonianza molto importante, proprio perché guarda immediatamente, si rivolge immediatamente alla letteratura e non soltanto un racconto di una testimonianza. Poi c'è Virginie Despont, anche lei ausculta in maniera molto sottile l'onda che proviene da questi attentati, l'onda di sconvolgimento, di turbamento che arriva fino al nostro presente. È vero, per me almeno è vero, che il rapporto fra il fatto di scrivere dei libri o la letteratura romanzesca e il mondo rappresentano per me una domanda che mi riportano alla mia adolescenza, perché quando avevo 12-13 anni ho letto per conoscere il mondo. Per me il romanzo, mi ricordo, ho letto i romanzi di Zola, che sono piuttosto realisti, e li ho letti per poter accedere ad altri tempi, ad altre realtà, ad altri mondi, che la mia vita a Havre non mi permetteva di conoscere. C'era una dimensione di conoscenza che mi ha comunque sconvolta. Quando ho scritto i libri sul ponte, e ancora di più quando ho scritto Riparare i viventi, l'idea che il romanzo, che la storia possa riassorbire e poi catalizzare, poi offrire una forma di conoscenza attraverso il romanzo, attraverso una storia e attraverso un falso, attraverso una storia che non è vera ma che ha la sua verità. Era importantissimo per me, e il processo del trapianto doveva essere esatto, doveva essere rigoroso, preciso. Mi dicevo, al di là di quello che penseranno di questo libro, potrebbe funzionare almeno come un manuale per il trapianto di cuore, perché sarà perfetto da quel punto di vista, e questo è un obiettivo comunque molto forte per me. E in generale, al di là del libro su Lampedusa, che è diverso perché comunque era proprio in questo libro c'era proprio la volontà di prendere la parola sul piano politico, e a volte ci si chiede come prendere la parola nelle tematiche politiche, come indignarsi essendo scrittore, ma in genere per me il rapporto con la realtà, il rapporto col mondo, la partenza per andare verso il romanzo è il punto di partenza. Ne avevo bisogno di andare sui siti dei ponti, avevo bisogno di andare negli ospedali, vedere un trapianto cardiaco, vedere, assistere a queste scene. A partire dal documento poteva nascere il romanzo, la scena romanzesca sorgeva dall'osservazione documentata. Per Lampedusa ho fatto più o meno la stessa cosa. Lampedusa veramente c'è per noi, riporta al ballo di Tommaso di Lampedusa, e da lì sono partita per arrivare alla realtà tragica delle persone che annegano, dell'immigrazione, che cercano di raggiungere lì. Quindi questo ponte, questo passaggio fra reale e romanzo è una modalità che permette alla letteratura di respirare.
Io scrivo soprattutto testi che interrogano il mondo in cui vivo. Nel caso di Lampedusa hai provato il bisogno di appunto esprimerti politicamente, cosa che di solito non fai, cioè non sei uno di quegli scrittori che appunto, come dicevi prima, firmano petizioni di continuo, comunque fanno continuamente dichiarazioni pubbliche, eccetera. Perché in quel caso hai voluto proprio prendere la parola politicamente? Ouais, alors parce que la presa di parola politica è delicata, prendere la parola politica è delicato, spesso è modellata sulla dichiarazione, sul pubblico a volte. Spesso questo avviene dietro al fatto che ci si indigna o attraverso l'empatia. Io lo faccio raramente, per davvero, perché trovo che a volte ci sono delle posizioni, secondo me, che si assumono e altre che sono difficili invece da assumere. In Lampedusa ho cercato veramente di modellare, di formalizzare quello che può essere una parola politica. Cioè situarmi all'interno del linguaggio e interrogare un sintagma che è Lampedusa, che cosa si intende per Lampedusa e fare il cammino, percorrere il mattino, cammino fino al naufragio. È vero che avevo la possibilità di farlo per un intero libro, per il dipanarsi di un intero libro, non è grande, però questo testo non sarebbe stato possibile farlo su una rivista, su un quotidiano. All'inizio è stato dietro una richiesta, non c'era una richiesta politica, mi avevano chiesto di descrivere il paesaggio e ho pensato al toponimo. La questione delle cartucce e ho cercato di concentrarmi su questo toponimo. Comunque ero abbastanza, sono stata turbata moltissimo perché nel nostro spazio politico in Europa permettiamo questi naufragi. Vorrei precisare che è un testo che è stato pubblicato nel 2014, a maggio 2014, che io ho scritto a gennaio-febbraio 2014, cioè un anno e mezzo prima della crisi che è stata definita la crisi dell'immigrazione di settembre-agosto 2015. Quindi non era un testo che voleva basarsi sull'attualità o prendere spunto dall'attualità. Era, secondo me, talmente folle, veramente, che ci siano naufragi di 500 persone. Per me è stata una sorta di guerra, è una sorta di guerra che avviene in Europa. E questo poneva tanti punti interrogativi. Un altro articolo che mi hanno scritto, che mi hanno richiesto per il Salone, cos'è l'Europa? Ho dovuto descrivere che cos'era l'Europa, la questione dei rifugiati. È strettamente collegata all'identità europea. La questione dell'ospitalità è un valore totalmente europeo, un valore modellato nell'antichità, nella Grecia antica. Io ho riletto l'Eneide quest'anno per un lavoro. Si tratta solo di scene di emigrazione in nave, di accoglienza, di persone che fuggono da città in fiamme, dall'oppressione politica. E mi dico, ecco, tutto si ripete, tutto si reitera. E per me era insopportabile assistere a questi naufragi. E mi sono detta, ho la possibilità di scrivere un testo dandogli un nome, un paesaggio, e cercherò di descrivere questo mondo di Lampedusa cercando di entrarci. Non dico che sia ottimistica come presa di parola, ma è, secondo me è giusta, una presa di parola giusta, equa.
A volte invece trovo che le posizioni, i posizionamenti politici, la presa di posizione per le petizioni, eccetera, è vero, a volte ne sottoscrivo, ma trovo che sia troppo semplicistico. C'è una sorta di atteggiamento, o invece scrivere un libro è un lavoro, non richiede 2 ore, è un lungo lavoro. Non bastano 2 ore, io ho voglia di un lavoro più profondo su queste tematiche. Ce texte, enfin, il y a une imprégnation et moi j'avais plus envie d'un travail en profondeur sur cette question. Un'ultima domanda, perché purtroppo poi non avremo più tempo a disposizione. Cornish Kennedy, Nascita di un ponte, Riparare i viventi, Lampedusa, la prossima tappa. Che è un modo di chiederti, in realtà, poi come lavori, cioè quanto lavori, quanto tempo ci vuole per scrivere un romanzo, qual è la modalità di lavoro, quali sono le tue modalità di lavoro? Alors, bon, moi je j'aime beaucoup travailler. A me piace molto lavorare, di fatto. Lavoro il più possibile, cerco comunque di avere un rapporto quotidiano con questa scrittura. Può prendere la forma della scrittura stessa, può prendere la forma di rilettura o di lettura. Forse sembra banale, ma è difficile scrivere un libro. È un impegno, è un lavoro molto individuale, molto solitario, molto lungo. Questi libri li scrivo in maniera molto intensa e molto rapida, come Riparare i viventi e Cornish Kennedy. Sono 2 libri che ho scritto in 1 anno. Poi Nascita di un ponte, il libro che ho pubblicato in autunno, e sono libri che mi hanno coinvolta per più anni, anche se poi li ho scritti in poco meno di 1 anno. Ma è una compagnia molto lunga, un accompagnamento molto lungo, perché c'è una sorta di sedimentazione, di maturazione del linguaggio. Quello che mi piace è anche che ci sia l'elaborazione di una forma linguistica, che sia equa, ma allo stesso tempo bella. La questione della bellezza per me è importante. Per esempio, per Cornish Kennedy ero molto preoccupata del fatto che la bellezza dell'adolescente, questa grazia iperattiva forse, potesse essere ripresa nella lingua. Per me era importante, ecco, lavoro tanto. Tu lavori molto, noi leggiamo molto, quindi iniziamo comunque a leggere Cornish Kennedy, aspettando di leggere i prossimi libri. Vi invito veramente a leggerlo, perché è un libro bellissimo. Ringrazio Maëlys per le cose che ci ha detto, ringrazio le persone che hanno tradotto, e ringrazio voi per la vostra attenzione. Vi ricordo che Maëlys firmerà poi all'uscita il suo libro per chi lo desiderasse. Grazie, arrivederci. Merci beaucoup.